Union Fossa Cesia contro San Buceto, secondo appuntamento d'eccellenza in mese novembre. I biancorossi, a detta di mister Memmo, ce la stanno mettendo tutta, ma sfortunatamente la vittoria manca da 5 giornate. Più sereno mister Ronci per i suoi viola, dopo una fase iniziale di campionato incerta, vengono da un periodo positivo e 2 vittorie consecutive. Il direttore di gara è il signor Pellegrino di Teramo. Dopo un paio di minuti il Fossa Cesia con Aquilanti segna una rete a seguito di un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, gol annullato per fallo sull'estremo ospite. 12esimo di nuovo Fossa Cesia sul calcio d'angolo batte Carraro in assenza di Bertino, Di Pasquale manda al lato. Il Fossa Cesia si muove maggiormente nella metà campo avversaria, il San Buceto invece snoda la maggior parte delle azioni da gol attraverso la corrente Sparvoli. È lo stesso Sparvoli che al 26esimo ci prova battendo una punizione, tiro centrale, difficoltà alcuna per Di Vincenzo nel parare il colpo. 39esimo di nuovo Sparvoli che arriva sul fondo e crossa, Capitan Caporale manda in angolo. Nel secondo tempo al 7esimo il solito Sparvoli che crossa dalla sinistra, in colpo di testa devia Aquilanti e manda in angolo. È il 14esimo quando i viola sfiorano il vantaggio con uno spunto personale del solito Sparvoli, tiro sul secondo palo al lato di un soffio. Al 22esimo invece si fanno rivedere i biancorossi in area avversaria, ma Di Donato c'è. Appena 3 minuti più tardi Di Rocco non riesce a manovrare un pallone che arriva lungo sul fondo, poi ci prova Koulibaly dalla distanza, pallone alto sopra la traversa. I ritmi si alzano, di nuovo Fossa Cesia con Koulibaly in velocità al 30esimo. Bel tiro, pallone deviato in angolo. 38esimo, ancora occasionissima per gli 11 di mister Memmo con Arboleda che sciupa tutto così. E al 44esimo ancora biancorossi con Giovannelli dalla distanza. Al 47esimo invece si rivede il San Buceto con Ranieri, ma nulla di fatto. Pari e patta al Verì di San Vito Chietino con un San Buceto che acquisisce un buon punto in trasferta. Un poco più di rammarico forse per il Fossa Cesia di mister Memmo, che ha creato molto ma non è riuscito ad essere abbastanza concreto sotto porta.